Diminuiscono i casi in Sardegna di decompressione per i SUB, gli interventi pienamente riusciti da parte di staff medici e forze di salvataggio, aumentati del 30% negli ultimi 2 anni, eliminati del tutto i casi di danni permanenti. Il segreto nell'opera di prevenzione messa in atto dalle ASL di Cagliari e Olbia. I risultati del lavoro svolto iniziano a dare i loro frutti. Calano e non poco i casi di decompressione dei subacquei, meglio conosciuti come embolie. La percentuale di interventi di salvataggio pienamente riusciti è infatti aumentata di quasi 30 punti negli ultimi 2 anni. Si passa dal 57% del 2003 all'85% del 2004 e 2005. E soprattutto in questi ultimi anni sono stati totalmente eliminati i casi di danni permanenti alle persone derivanti da decompressione, che prima si attestavano sul 7%. I casi riusciti parzialmente raggiungono invece il 15%, numeri emersi nel corso di un incontro organizzato a Cagliari dalle ASL del capoluogo e da quella di Olbia, un summit nel quale i responsabili dei reparti di medicina iperbarica dell'ospedale Marino di Cagliari e di quelli del civile della Maddalena hanno fatto il punto della situazione sugli studi della patologia, con i passi avanti in questa branca della medicina, le ultime linee guida europee. Da 5 anni a questa parte è in atto un'opera di prevenzione sui casi di decompressione subacquea. I numerosi nuovi amanti del diving e soprattutto i casi in crescendo avevano fatto suonare un campanello d'allarme. Nel 2001 fu quindi avviato uno studio epidemiologico dal 93 al 2003 dal quale emersero dati preoccupanti. Di qui l'opera di prevenzione avviata in piena collaborazione tra la ASL cagliaritana e quella gallurese, con una serie di corsi di formazione diretti ad operatori del settore privati e delle forze dell'ordine. I medici lanciano a tutti sub un suggerimento definito fondamentale: portate con voi la bombola d'ossigeno, perché spesso si dimostra decisiva per salvare la vita o l'incolumità fisica delle persone.